La cosa fondamentale per cui siamo qui è il fatto che Colognola è diventata ad essere zona di rispetto aeroportuale, è sempre stato un quartiere residenziale e la zonizzazione del 2010 e la variante del PGT che verrà approvata a breve dal Comune declasseranno il nostro quartiere a zona di rispetto aeroportuale e noi ci opponiamo fermamente a questa cosa, per cui oggi doveva esserci in Consiglio Comunale la discussione riguardo all'accordo di programma del parcheggio da costruire ad opera di Sacbo, probabilmente non lo discuteranno, ma per noi è un'occasione per chiedere al Sindaco, presenteremo un documento, una lettera in cui invitiamo il Sindaco Tentorio a venire a Colognola e a spiegare ai residenti in che modo ci ha tutelato, o meglio non ci ha tutelato, o intende tutelarci. Entro 30 giorni ci aspettiamo che lui venga di persona senza delegare nessun altro perché ci spieghi il motivo per cui Colognola, unico quartiere della città che doveva essere secondo la normativa del PSA, del VIA eccetera, al di fuori degli intorni aeroportuali, è stato invece inglobato nelle zone di rispetto. I problemi aumenteranno anche a partire da settembre, ormai Sacbo ha annunciato i nuovi lavori di ampliamento per l'aeroporto, altri problemi per il quartiere di Colognola? Altri problemi, perché se questi nuovi lavori riguardano il parcheggio, la zona commerciale eccetera, noi siamo indotti a credere che questo voglia dire anche ampliamento del traffico aeroportuale. Comunque tutta la normativa che noi abbiamo sempre consultato e che abbiamo pubblicizzato parla di limiti del traffico aeroportuale che sono già stati ampiamente superati, per cui noi chiediamo innanzitutto il rispetto dei limiti al traffico aeroportuale di uno scalo che è praticamente seduto sulla città. Questo è inconcepibile in qualsiasi paese civile. E poi ovviamente combattiamo per il nostro quartiere.